Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Caro dottor G, leggo sempre la sua rubrica di ginecologia e sessualità. Caro dottor G, sono incinta e quando ho sentito il bambino muoversi dentro di me, mi è venuto un attacco di panico. Dottore, sono doctor, un mostro. I miei genitori hanno 35 anni, ma secondo lei fanno ancora l'amore? Ho 58 anni e ancora non sono in menopausa. Lei è un sessuologo illuminato. Grazie ai suoi consigli ho ritrovato la vitalità a letto con il mio vecchietto. Caro dottor G, vivo in un paese sperduto e anche se non ci conosciamo, lei è l'unico uomo da cui mi sento compresa. Ho quasi 40 anni e non mi manca nulla. Ho un marito che dice di volermi bene, un figlio che non mi dà problemi e una suocera che si occupa di tutto. Insomma, posso dire di avere una vita come tante. Di cosa mi lamento? Il dramma è che ogni mattina quando mi sveglio e vedo la fila degli alberi davanti casa, tutto quello che desidero è impiccarmi a quello più alto. Venire a Milano, incontrarla, è un sogno. Stupido forse, ma è l'unico che mi è rimasto. Gli altri li ho tutti dimenticati, persi chissà dove. Eppure so cosa dovrei fare per ritrovarli. Dovrei trovare il coraggio di cambiare. Anna? Anna, ma che stai facendo? Esci, siamo tutti pronti. Nino. Nino. Senti, non partiamo. Lascia che vadano loro anche, ti prego. Pio tra tutti i suoi amici, là. E tua madre non vede l'ora di occuparsi di lui. Ti prego, solo un fine settimana. Siamo qua, io e te, eh? Oh, ma non incominciare, ma non cominciare a fare la strana. Non possiamo. Abbiamo già l'appuntamento. È tutto organizzato. Oh, io e te. Va bene, ho capito. Però facciamolo piano, eh? Nino. Ma che capito? Mamma mia, poi pure una gita diventa una fatica. Io domani faccio 80 anni. Voglio sapere come farete quando io non ci sarò più. Come farete? Come faremo? Come faremo? Dai, mamma, non dire così. Sì, vabbè, tu dici di avere pazienza. Ma come fai ad avere pazienza con uno che perde la testa ogni 5 minuti, per carità? Guarda che Anna è cambiata. Anna, datti una mossa, dai. Salire, signora? No, no, non è il mio treno, grazie. Credimi tesoro, queste bomboniere sono assolutamente fashion. Insieme un paio di ballerini. I ballerini in chiesa, Ennio? Ennio, per favore, non voglio vedere ballerini in chiesa. No. Francesca, ti prego, dici qualcosa. E magari mettiamo i chierichetti in pattini a rotelle. Francesca, ti prego. Oh, beh, no, direi i ballerini in chiesa, no. Fede, sbrigati che ti...
Ciao, buongiorno. Abitanti di questa casa! Forza! Anche oggi andrò a combattere per voi! Dottore? Sì? Hanno chiamato da Canale 5. La vogliono in un programma per lanciare il suo nuovo libro. Ma se non ho ancora iniziato a scriverlo. Dicono che lei fa ascolto. Cara Clara, le donne hanno bisogno di uomini veri. O no? Ah, io l'ho trovato. In extremis, ma l'ho trovato. Manca solo una settimana, grande giorno. Brava, però adesso vediamo di trovare un'altra degna sostituta, perché tu ti sposi e io resto nei guai. Quanto mi mancherà questa risata? Anna, pronto? Cos'è successo? No, Lino, sto bene. Tu dove sei? Dove sto io? Dove stai tu? Ma hai deciso di farmi diventare scemo? Ascolta. Come, io sono venuta a casa a cercarti tu? E tu dove Senti, sei? No, Lino, di a Pietro che io gli voglio molto bene. Che mi sono presa una vacanza. Guarda, che io penso che le vacanze separate fanno bene alla coppia. Anna, ma come parli? Torna a casa! Anna, torna subito a casa! Anna! Anna! Ma come cavolo? Senta, sì? Scusi, per andare a Corso Como, sì. Sai mica come si fa? Boh. Anna! Ah, sei qui? Bacio. Ciao. Amore, scusa. Non puoi cominciare a correre così presto, eh? Mi chiamo in un ufficio. Scusami. Sai cosa faccio oggi? Mi prendo una pausa pranzo così. Ti chiamo perché ho una proposta da farti. No, aspetta, che proposta, un indizio? Sorpresa. Amore, affari, sesso. Beh, amore mi pare di averti proposto più che abbastanza. Affari e soprattutto sesso. Ti chiamo, mando una macchina a prenderti. Buongiorno, Marco. Buongiorno, dottore. Ah, questi sono i fiori che ho comprato per me. Ci vediamo al Grand Hotel. Ed è per questo che il presidente è stato accusato dal suo popolo di aver mentito. Ma vediamo il servizio di Daria Donetti. Bene, fuori onda un minuto. Grazie. Marta. E Paolo, il tuo ex? Ha detto che non mi avrebbe più chiamato. E che ne so, si vede che vuole tornare con te. Dai, rispondi. No. Abbiamo poco tempo, rispondi. Non posso rispondere perché l'ho dimenticato. Sbrigati! Pronto, Paolo, senti, adesso non ti posso parlare che sono in onda. Ti richiamo più tardi, va bene? Paolo? Sì. Paolo, sei un porco, Paolo, sei un porco! Paolo, ma perché mi fai questo? Paolo! Sei un codardo! Sei un bastardo, Paolo, sei un bastardo! Ma non si fa così, non si fa così! Ma, Marta... Questa sarebbe la famosa Marta Fiore? La nostra giornalista di punta. Coniglio! Sei un coniglio! Tu ecco... Guarda che grinta. Impeccabile in video. Che bel culetto che hai. Hai capito? Mi ha lasciato perché non gli piaceva il mio sedere. Sono rotto io. Tu mi hai lasciato perché non ti piaceva il mio sedere. Marta, c'è il direttore, ci sta guardando. Guarda, qua si licenziano tutti, va, torno a fare l'operatore di matrimoni. Marta, per favore, dammi il cellulare, ti prego. 10 secondi, ti prego. 10 secondi. Molto porco! Tutti porci in diretta, andiamo, attenzione, in onda. Tragedia della gelosia in Friuli Venezia Giulia. Un uomo sorprende la moglie a letto con l'amante, la uccide e si toglie la vita. Ma vediamo il servizio. Bastardi, siete dei bastardi. Andiamo. Ti ho detto mille volte che quando io lavoro non mi devi dare i cellulari. Giacomo?
Giacomo? Dove sei? Cosa, mi fai gli scherzi? Giacomo? Spogliati. Non mi sono messa con uno più giovane per farmi dare ordini. Allora dammi tu a me. No, non è giusto quello che stiamo facendo. Lo so che non è giusto. Non è giusto. Non è... Sì, sì, è vero. Sì. Dai. Non è giusto. Betty, questa volta ci siamo. Sei incinta. Giacomo sarà felicissimo. Sono felicissimo. Buon compleanno, amore. Grazie. 40 anni. Non mi sono mai sentita meglio. Anch'io sto benissimo con te. Oggi parlo con mio marito. Davvero? Ma sei sicura che poi, insomma, magari ci ripensi? Guarda che se confessi un tradimento è impossibile rimettere le cose insieme. Lo so. Anche mio marito mi ha tradita. Però io sono diversa. E come sei? Io sono una che sceglie. E voglio separarmi. Anch'io. Cosa? Voglio stare con te. Ho deciso che parlerò con Betty. Giacomo, uffa, pistacchietto, con questa segreteria. Questa sera torna presto che dobbiamo festeggiare. Senti Paolo, io mi sono veramente rotta le palle di parlare con la tua segreteria. E comunque, ci siamo lasciati da 4 mesi. Ma che bisogno c'hai di farmi sentire come ti spupazzi la tua ultima fiamma, eh? Vabbè, sei proprio un poveretto, guarda. Cerchiamo di essere costruttivi, eh? Meno male che non mi sono fatta la riposizione per te. Se entro stasera tu non mi chiami e mi chiedi scusa, io giuro che ti vengo a stanare ovunque tu sia. Capito? Cos'altro ha combinato, Paolo? Niente, guarda, gli è partita una telefonata e mi ha fatto sentire mentre si spupazzava una. Lo fa apposta. Marta, tu la devi smettere di farti del male. Quello non fa niente apposta, non ha un pensiero carino, ma neanche uno brutto, non ama, non odia. È un superficiale. Dai, ma non è vero, dai, è anche un uomo molto intelligente. Ma dai, è un narciso con la profondità di una pozzanghera. Ma la domanda non è perché Paolo faccia così, la domanda è perché una donna bella come te perda tempo con uno così. Senti, donna dell'anno? Cerca di essere un po' più sensibile verso le persone che soffrono, tipo me. Lo sai che mi fai preoccupare? Che tu ti preoccupi sempre troppo per gli altri. A proposito, tutti gli invitati hanno dato conferma della loro presenza e Francesca non sospetta minimamente che le stiamo organizzando una festa a sorpresa. Oh, sappi che quando io faccio 40 anni non voglio tornare a casa e trovare mezza Milano che mi grida in faccia quanto sono diventata vecchia, eh? Chiaro? Vabbè, questo si vedrà. Ah, dello champagne te ne occupi te. Non ti eri occupata di tutto tu? Quasi tutto, perché mio marito mi ha invitato fuori a pranzo perché vuole farmi una certa proposta e mi porta in un albergo da urlo. Via, via, tu sei troppo felice per me, va bene? Ciao amore, mi hai fatto aspettare? Ho già ordinato. No, scusami, ma Marta ha avuto una delle sue solite crisi e non poteva abbandonarla. E poi oggi è il compleanno di Francesca, quindi ha dovuto fare delle cose. Come faranno le tue amiche senza te? Non mi sembra che ci siano ricorrenze da festeggiare. Quindi mi chiedo, come mai siamo qua? C'è una novità. Una novità? Marianna May, il presidente, ha deciso di affidare a me la direzione della filiale di Roma. Roma? Roma, la tua città, dove mi aspetta una poltrona da direttore. Buongiorno direttore, buongiorno direttore. Ma io... Amore, non ci sono se, non ci sono ma, eh? Hai idea di quanto aumenti il mio stipendio? E tu potrai lavorare anche da lì. Beh, tradurre libri non implica la tua presenza per forza a Milano, no? Sono un po' sorpresa, non me l'aspettavo.
qui sono nati Mario, Mattia, e poi vanno a scuola, gli amici loro, le mie amiche, mia sorella, io... Grazie, non se ne parla neanche. Tu pensi veramente che io ti lascio qua, a Milano, con i bambini, e faccio avanti e indietro? Dai, ma io sono niente senza di voi. Ehi, dammi una mano. Questa è la cosa più bella che ci potesse capitare. Ti fidi di me? Certo. Cos'è? La chiave della camera che ho prenotato. Mi scusi? Mi scusi. Può portare il pranzo al piano di sopra, alla camera 510, per favore? Non ci sono problemi, dottor Canton. Grazie. Andiamo. Conosce il tuo nome? Beh, certo, io vengo sempre qua per pranzi di lavoro. Ok. Ok, qui c'è spazio. Stop. Continua la sorpresa. Mi devi dire... Mi devi dire... Sì? Che fiori sono questi. Brava. Una per ogni anno passato insieme. Oddio. Perché spegni la luce? Così puoi immaginare quello che vuoi. Ma io te che voglio. Ah sì? Marta, che fai? Scusa, c'è una coda assurda. Mm. Senti, ho troppo bisogno di un calmante. Marta, tu lo sai che non sono quel tipo di medico, no? Comunque passa più tardi, trovo un momento e ne parliamo, dai, ciao. No. Ti prego, guarda, ho solo bisogno di una parola per iscritto. Flexotal. Basta. Dai, un aiutino. Sto cercando di dimenticare Paolo. Ancora con questo Paolo? Marta, tu hai toccato il fondo con questo Paolo. Quando è che risali? Beh, potrei sempre scavare. Ciao. Respira. Avanti. Che hai scritto a proposito dell'orario? Eh? Che orario mettere per lì? Io ho lasciato in bianco. Dica. Un appuntamento con il dottor Monesi. Va bene, si accomodi. Noi? Questo è lo studio di un ginecologo. I cani non possono entrare. Scusi tanto, veramente. Vieni qua, Rocco. Scusi tanto. Vai fuori, Rocco. Seduto, seduto, buono lì. Senta, io non ho un appuntamento, però devo assolutamente vedere il dottore. No, guardi, il dottore oggi è occupato tutto il giorno. Potrà riceverla fra 2 settimane. Due settimane. Sì, pronto, buongiorno, studio Monesi. Sì, la sua domanda è stata selezionata. Domani ci sono i colloqui per il posto. Guardi, per il nostro studio l'importante è il lustro. Sì, buongiorno. Senta, state cercando qualcuno per fare le pulizie? No, stiamo cercando qualcuno che possa sostituirmi. Perché? Mi sposo. Ah, beh, non è mai troppo tardi, eh? No, scusi, veramente, tanti auguri di cuore. Grazie. Senta, a me piacerebbe moltissimo lavorare con il dottor Monesi, per me sarebbe proprio un sogno. Appunto.
La faccio anch'io la domanda di assunzione. Prego. Prendo la penna. Si accomodi. La fusione tra le due società è solamente una affare che non ne può un palla se passi. Ho capito. Ah, ti chiedo se avete la siège ideale per la nuova società. Très bien. A bientôt. Sei venuta per darmi fuoco all'ufficio? No. Sono venuta qui per dirti che dal momento che oggi compio 40 anni, ho deciso di farmi un regalo. Bene, mi congratulo. Sono contenta perché, vedi, il regalo che ho deciso di farmi è quello di separarmi da te. È un modo per ferirmi? O c'è qualcosa di vero in questa storia? No, no, è vero. Solo che io non ho fatto sesso per un anno con la mia collega, io mi sono innamorata. E quindi direi che è assolutamente indispensabile separarci cercando di fare in modo che nostra figlia soffra il meno possibile. Anita, disdici tutti gli appuntamenti di oggi e anticipa il viaggio di lavoro per Stoccolma. Parto subito. Dai, Carlo, su. Sappiamo benissimo tutti e due che siamo diventati due strani, no? Io sto semplicemente facendo quello che tu non hai il coraggio di fare. Ma smettila, Francesca, non sei più una ragazzina. Dove vuoi andare, alla tua età? Watching me like you never watched no one. Don't tell me that you didn't try and check out my bum, 'cause I know that you did, 'cause your friend told me that you liked it. Gave me those pearls and I thought they were ugly. Don't you try and tell me that you never loved me. I know that you did, 'cause you said it and you wrote it down. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't wanna stick around. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously, you didn't wanna stick around. So I learned from you. Do, do, do. Da, do, do. Do, do, do. Da, do, do. Signorina Fiore, che piacere vederla. La seguo sempre al TG. È la migliore, signorina. Grazie, Carmela, ma non mi chiami signorina. Marta, semplicemente Marta. Gliel'ho detto tante volte. Da quando lei ha lasciato il giudice qui un traffico, ogni giorno una diversa. Ma perché non ci ripensa, signorina? Eravate tanto una bella coppia. Io speravo proprio di chiamare la signora un giorno. E che vuole farci, signora mia? Ma signorina, il giudice non è in casa. Ma non mi rispondi. Faccio vedere io a te. Mi sono rotta le palle di parlare con la tua segreteria. Ti ho detto che mi devi rispondere, capito? Nessuno, nessuno mi può trattare in questo modo, neanche tu, va bene? Mi devi rispondere, sono fuori casa tua, aprimi! Aprimi, perché sennò ti batto giù la porta, apri! Tieni, tieni, brutto verme, vieni. Ah, verme, 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 verme! Beh, signorina, com'è andata? Non mi chiami signorina che la querelo. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly. Per me, bastardo. Come fly with me, let's float down to... Vediamo. Io ho un diploma di dattilografa e ho una stima immensa del dottore. Non lo sai che ho letto tutti i suoi libri, li so a memoria. Perché non mi chiede qualcosa? Bene, le faremo sapere. Può andare? Arrivederci. Sì, sì, ho capito, hai ragione. Le sto facendo perdere tempo, capito? Dovete fissare un appuntamento, sì, sì. Vero? Per quando? La prossima settimana, va sì, bene? Vabbè. Signora? Sì? Arrivederci. Arrivederci. The angels cheer because we're together.
weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come by with Pronto? Sì, Paolo. Sì, guarda, ti chiedo scusa, ho esagerato, sì. No, no, basta, basta con gli attivandanici, basta. Ho toccato il fondo. Ah, non l'hai fatta partire apposta la telefonata? Ah, no! Ma va, va, ma ammettilo. Stavi solo vivendo la tua vita? Ma tu lo sai quante ne avevo io quando mi sono messa con te? 28! E sai quante ne ho adesso? 33! E una donna a 40 anni è finita! Just glide. Tu mi avevi promesso che mi avresti sposata. Once I get you up there, I'll be holding you. Quando me l'ha detto ero ubriaco o parlavi nel sonno? Allora senti, tu sei proprio... Io ti ammazzo, ma... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Levatevi, levatevi! Signora, sta bene la pecorina. Io, per favore, scusa, la prego, dico. Spostatevi, grazie. Oddio, l'ho buttata sotto, l'ho buttata sotto. Vuoi stare calma, per favore? Signori, spostatevi. Hai dell'acqua in macchina? Champagne. È per la festa di Francesca. Signora, come va? Signora. Mi guardi? Signora. Eccola qui. Ci dice il suo nome? Anna Maria, beata addolorata. Ma sto sognando. No, no, è colpa mia. Io ho fatto retromarcia e l'ho presa in pieno, l'ho investita io. Ma ha delle fitte, Anna Maria addolorata? No, no, sto bene. Signore, è in buone mani, si metta qua seduta, sono un medico. Lo so, ho letto tutti i suoi libri. Ma come ha letto tutti i tuoi libri? Ma passo dalla morte, ha letto i suoi libri. Ma lei è... E lei è Marta Fiore. La famosa giornalista. Ma... Sì, ma non mi dare del lei, dammi del tutto, anche investito. Guarda, sono veramente mortificata. No, ma è colpa mia, è solo io che mi sono messa dietro la macchina, non poteva vedermi. Ma lo sai che quel servizio sulle balene, la mattanza in Giappone era bellissimo? Non sta bene? È ancora un po' confusa, No, sto bene. La portiamo in ospedale, dai. Sì. Sì, andiamo in ospedale. Io sono più tranquilla. No, in ospedale no. È solamente per un controllo. No, guarda, l'accompagniamo noi, dai, si alzi. No, per favore. Faccio il cane, non può ci entrare. Ci pensiamo noi al cane, ci pensiamo noi. Prendi il cane, Marta. Come si chiama? Rocco. Ma lui sta bene? Visto? Tutto a posto. Come si chiama? Anna. Anna Soavi. Sì. Maria addolorata? No. No, leviamo questo. Bene, tu sei un po' agitata, dici che c'è? Io sono sempre agitata, è il mio secondo nome. Vabbè, sentite, io devo andare. Se avete bisogno di me, Marta, chiamami in qualsiasi momento. Grazie, Ed. Arrivederci. Se hai bisogno di me, chiamami in qualsiasi momento, capito? Queste sono le semplici cose di cui le donne hanno bisogno. Dove ti porto? Da nessuna parte, no. Io mi prendo un taxi, grazie. No, ti accompagno io. No, davvero, grazie. Sei sicura? Sì. Cavolo, io sono in ritardo. Vai. Sai, devo andare a una festa di una mia amica che fa 40 anni. Vieni con me. Io? Signori, questa è l'ultima volta che ve lo ripeto. Vi voglio tutti in fondo al salone, nascosti e in silenzio. Ennio, tu ti andrai a posizionare accanto agli interruttori di destra appena la Francia arriverà. Che cosa farai? Accendo le luci, ho capito. Bravo Ennio, grazie. Hai sistemato la torta? Sì, è quasi pronta. Brava. Federico, almeno tu ti potresti nascondere dietro al divano, eh? Sì, dietro, grazie. A un certo punto le luci del salone si accenderanno e noi cominceremo a cantare una famosissima canzone. Tanti auguri a te. È tutto chiaro? Che cosa c'è, Filippo? Non ho capito niente. Quando debbo scoprire il monitor? Filippo, è ovvio. Appena Ennio accende la luce. Sincronizzato.
Così Bea finalmente potrà parlare in diretta da Londra con la sua mamma e cantargli tanti auguri a te. Ma siete sicuri che gli piaccia questa roba? Lei odia le sorprese. Sì, credo che si scioglierà come la calotta polare. Ora è tutto chiaro? No. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, notizie di Francesca? Piacere, Filippo. Ah, piacere. Anna. Per prendere lo champagne in macchina, grazie. Sì. Il marito è staccato. Comunque siamo d'accordo con Carlo che la porta qui con la scusa di una cenetta romantica. Perfetto. Tesoro, vogliamo chiamare i pompieri. Mai visto tanto acrilico tutti insieme. Ma non lo sai che sono ritornati di moda gli anni Ottanta? Ti ricordi, Madonna? Ta 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 ta. Va bene così, grazie. Vieni. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera. Piacere. Grazie. Wow, che bella. Finalmente pensavo che non venissi più. Hai portato lo champagne? Sì, sì. Lei è Anna Grazia. Ciao. L'ho investita mentre ero al telefono a litigare con Paolo. Investita con la macchina? Sì, è stato catartico e adesso sto benissimo. Oddio, e come stai? Vuoi che chiamiamo qualcuno? No, ma io sono appena arrivata a Milano, non conosco nessuno. No, grazie. Sai in chi si è imbattuta la prima persona che ho incontrato? Giorgio. Non male, no? Sono tutte pazze di Giorgio. No, io no. Beh, io in realtà un pensierino ce l'avevo fatto. Tempo fa però, non adesso. Un pensierino? Le hai tentate tutte? E hai preso una visita con lui e sei scappata via. Beh, ma certo, scusami. Cioè, dimmi tu, no? Che cosa c'è di erotico nel farsi vedere così a gamba all'aria? Penso che forse solo con lui potevo dimenticare Paolo. Oh, è arrivata Francesca, ho visto la sua macchina. Su, sbrigatevi, nascondetevi tutti, stanno arrivando. Tu cosa fai ancora qua? Nasconditi dietro l'albero, voi andate di corsa, su. Brigatevi, su, nascondetevi voi. Dai. Senti, tesoro, mi aspetti qua, vado a farmi bella per te? Sì. Va bene, ma torno prima, subito. No, dammi prima un bacio. No, dai, qui no. Qui. Sorpresa! Voilà! Tanti auguri! Non ora! Non è il marito. Andate, sì. Che bella sorpresa. Lasciate parlare con mia madre che devo uscire. Bea, ci sei anche tu? Scusa, Francesca, io è meglio che vada. Sì. Scusa, amore, sto arrivando. Sì, sono ancora... Gentilmente, grazie. Spiegati poco. Sì. Bea, tesoro, che sorpresa! Ciao, mamma. Buon compleanno. Grazie. Mi fai parlare anche con papà? No, papà è partito per Stoccolma. È un viaggio da fare improvviso. E tu come stai? Quando torni? Mamma, devo uscire. Ciao, buon divertimento, eh. Divertitevi. Buon compleanno. No, Bea, quando torni? Bea! Penso di dovervi una spiegazione. E dunque, lui era Giacomo e io oggi ho lasciato mio marito. Sigaretta? Ho smesso anche di fumare. Brava, via tutti i vizi. Tanti auguri per tutto, allora. Dunque, se non ci sono più sorprese, io andrei a mettermi un vestito un po' più adeguato. Forse è meglio. E direi che la festa può cominciare. Sì. Torno subito. Io faccio l'operatore. Non amo lo Zoom,
che secondo me appiattisce un po' l'immagine. Beh, infatti appiattisce, sì. Molto meglio a spada la camera, perché insomma dà più profondità. Oddio, stai a rischio di sfocatura lì, eh. Io la controllo perché dopo tanti anni di esperienza. È questione di polso più che altro, perché devi, cioè, manovrare l'obiettivo in modo che non sfoghi. Come stai? Oh, bene, grazie. Bene? Sì, solo un po' di sonno, ma bene. E non bere, no? Non bere? No, no, no. Mangia qualcosa. Va bene? Okay. Sì, sì. Scusa, ma non è che tu per caso a noi ci devi raccontare qualcosa? Ci vuoi parlare? Chissà, forse... Di cosa? Non so, di cosa. Tu hai gli occhi chiari. Sì. Infatti, visti. Allora, io non ci posso credere. Mettiti sullo sgabello. Non ci hai detto niente, sono sconvolta. Vabbè, ma lo sapete come sono fatta, no? Lo sappiamo sì come sei fatta. Parlare con te è come interrogare il presidente degli Stati Uniti. Come va? Tutto sì. Bene. Poi la verità si scopre dopo anni dagli archivi della CIA. Ma non te la cavi così, eh? Scusa, siamo amiche tue o no? Con chi ti confidi se non ti confidi con noi? Vabbè, ma prima o poi ve l'avrei detto, no? Non è stata una decisione facile da prendere. E poi io... Tu condividi soltanto i trionfi e non le sofferenze. Va bene. Poi adesso ve l'ho detto però, no? Troppo tardi. Rocco? Del sushi? Del sushi? Sì. Grazie. Prego. Rocco! Ma quanto sei... Messo? Scusa. Rocco, ma che fai? Guarda, guarda che ci cacciano via. Stai fermo, stai. Oh, mamma. Oh, mamma. State male? Posso aiutarvi? Ma fai finita questo casino? Stiamo benissimo. Scusa, chiudi. Scusa. Rocco. Comunque io non ho capito come fai a lasciare un uomo come Carlo, eh? Colto, intelligente, ricco. Che pensa solo al lavoro. Francesca, tu stai scavallando i 40. Sì, o è incoscienza o è coraggio. No, guarda, né l'una né l'altra cosa. Semplicemente ho capito cosa voglio adesso, ecco. Al mio paese dicono che la fortuna aiuta gli audaci. Anche al nostro. Ah, sì? Lei è Anna. L'ho investita mentre venivo qui. Ah, ma stai bene, non si è fatta niente. Sì. No, sto bene. Scusa, Marta, volevo dire una cosa. Ho fatto una figuraccia. Sono entrata prima in bagno pensando che qualcuno si sentisse male. E invece c'erano due che stavano dentro appiccicati come i delfini. Non stai bene? Sto bene, davvero. Ma perché non sapete niente dei delfini? Lo so che non si direbbe, però mi pare che i delfini facciano sempre quella cosa... Quale cosa? Visto due che stavano facendo il fatto nel bagno. Sì, il fatto. Volevo brindare alla quarantenne più spericolata e temeraria di Milano. Grazie, Lolo. Insomma. E lei? Lei chi? Quella del fatto del bagno. Quella è mia sorella. Tua sorella? Oddio, scusami. No, cioè, non... Vabbè. No, io sono preoccupata per Lulu. È una sbandata. E poi, adesso che parto, chi si occuperà di lei? Perché dove vai? Federico è stato trasferito a Roma e io lo seguirò. Cosa? A Roma? Bella, eh? Cioè, mi stai scherzando? Sì, ma non parliamone perché abbiamo ancora molto da divertirci questa sera. Ma molto quanto? Mi fai accendere? A Federico con amore, grazie. Che tenerezza. E la tua cognatina non lo merita un regalo? Non ti bastano tutti quelli che ti ha fatto grazia?
migliore amica si trasferisce a Roma, sa? E l'altra ha fatto come Demi Moore, ha lasciato quel figo del marito per uno strafigo che c'ha 15 anni di meno. Chi troppo e chi niente. Hai mai pensato di fare televisione? Qualcuno mi lascia qualcosa? Certo. Il sinistro, il lato migliore è il sinistro. Filippo? Mm-hmm. Filippo, sì, mi tieni questo? Sì. Scusi, prego. Che c'è, Marta? Ti volevo chiedere, Filippo, ma tu mi trovi... Cioè, tu mi ameresti come un uomo ama una donna? In che senso? Cioè, mi trovi sexy? Tu faresti follia per me? Io? Sì, cioè, non lo so. Marta, siamo troppo amici. Senti, che posso dirti? Presenti Francesca? L'avrò presentata all'incirca un migliaio di volte. Lei per un migliaio di volte si è dimenticata di me. Due sfigati io e te, eh? Senti, io torno, ok? Sì. Vado, sì. Vieni a ballare? No, no, grazie. Dai, dai, dai. C'ho il cane che... Ma dai. Gotico, no? Mamma mia, dentro c'era uno, mi si è appiccicato addosso. Una paura. E quelli tutti hanno qualcuno che gli si appiccica addosso, tranne me. Beh. Ma tanto, nasciamo soli, moriamo soli. Scusa, che differenza fa se nell'intervallo c'è qualcuno, no? Certo. Poi se questo qualcuno neanche ci ama... Appunto. Diavolo Paolo. Ma Paolo chi, scusa? Ah, Paolo forse è un tuo ex. Sì. Paolo è stato il mio fidanzato per 3 anni. E poi gli avevo detto, adesso o mi sposi o me ne vado. E lui ha aperto la porta di casa. Ma guarda, le volte è pure una fortuna, sai. Ma sì, è meglio così. No, ma su, guarda, poi sei bellissima, Marta Fiore, ma dai, ma guarda che roba. Io mi ricordo proprio gotico, adesso, gotico... Adesso, sì! Marta, che fai? Sono una donna libera, sola, spericolata. Sì, va bene, dai. No, ti prego. Marta, santo cielo, vieni qua, dai. Sono una donna coraggiosa io, eh. Io non ho paura di niente. Io l'affronto la vita. Io non ho paura dell'amore come gli uomini. Sì, va bene, Marta, no. Per l'amor di Dio, vieni qua, dai. Io non scappo se qualcuno mi chiede di sposarlo, no. Certo. La verità è che mi sono mai chiesto di sposarlo. No.
No, ma... Ma bisogna chiamare i pompieri! No, ecco. Marta! Ferma! Marta! Calma! Marta, ma che fai? Vieni giù di lì! Marta! Marta, è pericoloso! Dai, vieni via di lì, forza! Fermo! Cosa ti fa? Fermo! Marta, così finisci tu tutti i VG, eh? E non sarai tu a condurli! Ogni piccione... c'è un piccione che l'ama per tutta la vita! Perché io no? Perché? Marta! Marta, ma che dici? Che c'è quella venuta più di me? Qualcuno deve fermarla. Facciamo qualcosa. Voglio farla finita. No, no. Ma cosa fai? Ferma. Per vivere non bisogna avere paura di morire. Spesso gli errori del passato ci perseguitano. Le incertezze del futuro ci spaventano. Ti prego. E anche la promessa di un amore potrebbe essere solo un'illusione. Ma dobbiamo guardare avanti, senza voltarci indietro. La vita è ora e vale sempre la pena di cambiarla per essere felici. Vieni. No. Marta. A volte basta poco. Il gesto di qualcuno che ci tende la mano. Fine capitolo primo. Il coraggio di cambiare. Ho trovato il titolo del libro. Grazie. Sono in una città che non conosco. Con una donna che non conosco. Eppure è la prima volta che non mi sento sola. Mettere un passo dietro l'altro qui sembra più facile che al paese. Mi sento più leggera, come se respirassi per la prima volta. E finalmente mi accorgo di quante cose mi vengono incontro. La vita è buffa. Salvi qualcuno quando sei tu a voler morire. E poi il mondo ti apre le porte. È bellissimo qui. Sembra la casa delle bambole. Quanti colori... E poi c'è lei. Io non ho mai avuto un'amica. L'unica è stata tanto tempo fa e si chiamava Millie. Di lei mi fidavo. Certo, era una scimmia di peluche. Il solito Jimmy. I wanna get to be esatto. To be set. Francesca. Ciao. Senti, riesci a liberarti per l'una? Potremmo pranzare insieme e poi avere il pomeriggio per noi. No, purtroppo sono dovuto partire. Ho un cliente a Torino. Non comincerai a fare come mio marito, eh? Lavoro, lavoro, lavoro. No, che cosa dici? Senti, adesso però devo lasciarti. Ti chiamo appena posso, amore. Ciao. Va bene, ciao. Tutto bene? Sì, benissimo. Senti, veramente per me non è un problema se resti, eh? No, sei gentile, ma io non so, capisci, sono io, il cane. Guarda che la mia non è gentilezza, che tanto prima o poi mi dovrò pure abituare a vivere con qualcuno. Non ho mai vissuto con nessuno, sai? Quindi devo fare il training, capito? Mi devo abituare a trovare, che ne so, il dentifricio strizzato male, le briciole nel letto, i capelli nel lavandino, insomma, quelle cose lì, il disordine. Ma io veramente non sono disordinata, ecco. Ah, meglio. Buongiorno. Ciao. Anna, come si sente oggi? Meglio? Sì. E stiamo parlando della nostra prossima convivenza, sai? Poi se abbiamo problemi verremo da te in terapia di coppia. Ah, lei ha accettato la sua ospitalità, complimenti, ci vuole molto coraggio, sì. Giorgio! Stavo scherzando, no? Bene, io vado ad affrontare le belve. Buona giornata. Ciao. Sai, anch'io ho fatto la domanda, ma figurati, non mi chiameranno neanche per il colloquio. Regola numero uno, crederci sempre, non mollare mai. Sì. Andiamo. Ma dai, ma sei così chiaro che non vuoi partire? Ma guarda che ti sbagli. Io Federico lo seguirei in capo al mondo. Lo amo, lo capite? Lo amo. Grazie.
La coppia è formata da due persone. Due? Che rispettano entrambe le esigenze dell'altro. Lei è l'esperta. E poi, scusa, ma a me non ci pensi? Ma da chi andrò io quando sarò in crisi? Perché io sicuramente risarò in crisi e se non sarà per Paolo sarà per qualcun altro. Con chi lo passo il Natale? Con chi mi lamento? Così la spaventi, No, davvero. Meno male che resti tu con me. Ma resta da te? No, veramente non avevamo ancora deciso. Scusa, non sai dove andare. Scusa, ma come mai sei venuta qua a Milano? Già, ma perché sei arrivata a Milano? Scusami, è che da quando ci conosciamo non faccio che parlare di me. Ma va? Ma è stata una decisione così, improvvisa. Vabbè, diciamo, mi sono appena lasciata, ecco, era una storia brutta, inutile. Mi dispiace. Dicono che ero depressa. Anch'io. Vado un attimo in bagno e torno subito. Guarda, che questa sta peggio di te, Ma non è che poi con lei per casa ti deprimi definitivamente tu? No, anzi. Io quando incontro le persone che stanno peggio di me, improvvisamente divento un leone. Quest'anno è proprio un regalo del cielo. Oddio, se non trovi un uomo fai una brutta fine tu. Ecco, lo capite perché voglio seguire Federico? No. Scusate un attimo. Lulu? Ciao, grazie. Come va? Mi stai evitando? Chi, io? No, cosa te lo fa pensare? E questa roba con che soldi l'hai comprata? Sono un regalo di un amico, ma non ti preoccupare, non ci sono ancora andata a letto. Per questo che è così generoso. Dai, Lulu, ma invece di fare shopping dovresti cercarti un lavoro. Ma io sono una donna d'altri tempi, non ho bisogno di affermarmi con la carriera. Allora ti comunico che dal mio trasferimento si chiudono i rubinetti. Dovrai cavartela da sola. Non sei in grado, ma è arrivato il momento di crescere. Le vedi quelle lì in fila per il dottor G? Lo sai quanto ci metto a fregarle e ottenere io il lavoro? Sono anni che millanti che te ne troverai uno. Anni. Quanto ci scommetti? Dai, quanto ci scommetti? Oddio, sei insopportabile. Ma se vinco appena ve ne andate a Roma, lo prendo io il tuo appartamento. Sorella. E poi comunque ieri c'era luna piena e questo spiega perché io sono finita sul cornicione. Dici? Ma certo, certo. Guarda, d'altra parte, quando uno tocca il fondo, dopo può soltanto risalire, no? Io l'ho toccato. E poi, guarda, adesso vedo tutto chiaro di fronte a me. Io vedo che Paolo, io ormai, guarda, l'ho dimenticato. Paolo l'ho dimenticato, proprio... Che? Paolo, non far vedere che guardi. Ma chi è? È quello con la giacca di pelle che sta telefonando. Ah, sì. Che fa? Telefona. A chi? Ha smesso. Sto entrando in quel negozio. Sto bene? Si vede che non ho dormito? C'ho le occhiaie, vero? No. Però ti trema la palpebra qua dell'occhio. Qua? Sì. Adesso? Ancora. Adesso? Sì. Beh, mi metto gli occhiali. Qual è il negozio? Cravatte. No, non era Paolo. Che cosa stavamo dicendo prima? Che ti eri dimenticata di Paolo. Qui lo studio Monesi, la signora Anna Soavi? Sì, sono io. L'appuntamento per il colloquio è domani a mezzogiorno. Ma sul serio? Ma veramente? Sì, domani a mezzogiorno, grazie. Grazie, sì. Mi hanno chiamato per il colloquio dal dottor Monesi. Il colloquio? Lo vedi che devi rimanere a Milano con me? Bene, sono contenta. Andiamo a comprare un vestito. Sì. Anna, tu hai bisogno di qualcosa di sexy. Però un sexy da colloquio. Che ne so, un tailleur con una bella gonna corta, perché tu hai delle bellissime gambe. Oppure un bel vestitino di quelli aderentissimi, perché tu non ce l'hai sederone come il mio. Ma cosa dici, te, che sei bellissima? Porterai la 40. Sì, la 40, io ce l'ho tutta qui. Invece tu sei una 42, ma sei ben distribuita. Essere distribuita come te, guarda. Non scherzare nemmeno, eh. Tu hai solo bisogno di un look giusto, un look deciso. Un look da dietro quella dannata scrivania ci sarò io. Buongiorno.
Buongiorno. E la mia amica avrebbe bisogno di qualcosa di sexy. Ah, siete colleghe? Deve andare in video. Ma no, io devo fare soltanto un colloquio per un posto da segretaria. Ah, segretaria. Beh, allora comincerei dagli occhiali. Mi è giusto arrivato stamattina un paio da Londra. Molto fashion. Brava. Io non sono mio, beh, tu sei quello che la situazione richiede che tu sia. Te l'ho detto anche prima, no? Bisogna sempre adattarsi alle esigenze di capi, di colleghi, di amanti. Anche se vai a fare la spesa, se non vuoi che ti capiti la mela col verme, tu devi assolutamente essere quello che il fruttivendolo vuole che tu sia. È un po' instabile su quei tacchi, eh? No. Signora o signorina? Ma, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Sono qui per il colloquio. Sì? Questa gliela manda il professor Merlo. Mi stima molto. Ah. Praticamente ho lavorato come suo assistente per circa 6 anni. E come mai non lavora più nel suo studio? Beh, il professore ha deciso di spostarsi a Ginevra. Io avevo anche pensato di seguirlo. Però sa, queste cose si fanno per i mariti, non per i datori di lavoro. Per i mariti, eh? Beh, signorina, lei ha delle ottime referenze. E sono sicura che il dottor Monesi, soprattutto dopo i deludenti colloqui di questa giornata, non mancherà di prenderla in considerazione. Bene. Si accomodi pure. Dottore? Sì? Ma non mi riconosce? Ma ci siamo visti ieri mattina e poi mi ha messo sotto Marta Fiore, la giornalista. Ah, sì, mi scusi tantissimo. Però lei ha cambiato qualcosa? Beh, insomma, un po'. I capelli? Sì, beh, oggi neanche il mio cane mi ha riconosciuto. Dunque, qui c'è scritto che lei è un'esperta dattilografa. Sì, ero la prima del mio corso. Però diciamo che non me ne ha mai portato niente, ecco. E perché l'ha fatto allora? Vabbè. Fosse solo del corso che non me ne importava niente, non... No, è che sono... erano le suore che avevano deciso tutto, capi? Io sono rimasta orfana e allora loro mi hanno allevato e... Vabbè, ma adesso lo so. Mi scusi, non... sto parlando adesso di tutti i miei problemi e non... Andiamo avanti. No, perché a me servirebbe una dattilografa, insomma, fra le mansioni che le spetterebbero ci sarebbe anche quella di trascrivere il mio nuovo libro. Sì, ma... Io l'ho letto il suo ultimo libro. Guardi, io trovo veramente il suo pensiero, non lo so, proprio... Bello. È pronta? Sì. Prego. Quando promettiamo di essere fedeli, cancellando la possibilità del tradimento, paradossalmente ci allontaniamo dall'amore perché è insito in noi troppo veloce? Ah, no, no, no. Scusi, no, non ho capito bene, ecco. Cioè, lei dice che se noi promettiamo di essere fedeli, praticamente vuole dire che non amiamo. Ah, lei dice che dovrei spiegarlo in maniera più semplice, eh? Ma secondo me sì, ma mi scusi, veramente, scusi. No, diciamo che in un rapporto c'è sempre la possibilità di tradire. Mm-hmm. E se viviamo nell'illusione che, di non sbagliare mai, ecco, è assurdo. Ma quindi, insomma... Secondo lei, no? Non amare più un uomo vuol dire tradire. A lei è successo? No, guarda, io mica sto parlando di me, assolutamente no. Aspetti. Sì, dottore? Allora, mandi via le altre candidate e venga qui che le presento la nuova sostituta. Ah, arrivo subito, dottore. Certo. Contenta? Dottore, però mi permetta di presentarle. Questa candidata è veramente molto interessante. Mm-hmm. Ha lavorato con il dottor Merlo per 6 anni. Prego, signorina, si accomodi. Sì, eccomi. Ma chi, Lulu? Beh, io ho parlato con il professor Merlo personalmente. Mi ha assicurato che è un'assistente validissima. Lulu, hai tirato fuori il professor Merlo, ha 94 anni. Vabbè, almeno lui è corruttibile.
con lei, Doc, da che parte iniziavo? Puoi iniziare da una bugia? Non la prego. È questione di vita o di morte. Anzi, di attico o non attico. Se trovo questo lavoro, grazie a me del suo. E dai, un training non si nega a nessuno, no? No? Allora? Vabbè, facciamo così. Prendo anche te, ti assumo. Però per un mese è in prova, d'accordo? Ciao, Lulu. Grazie. Vabbè, ci vediamo domattina alle 9, puntuali. Buongiorno. Si accomodi. Buongiorno. Un Cosmopolitan. Un che? Il cocktail, quello di Sex and the City, la serie TV. La conosce? Ah, quella delle quattro mignotelle. Non lo facciamo, no. Vabbè, allora mi porti un'altra cosa, quella che vuole lei. Basta che sia rosa. Devo festeggiare, oggi ho trovato lavoro. Me those pearls and I thought they were ugly. Don't you try and tell me that you never loved me. I know that you did, 'cause you said it and you wrote it down. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously pronto. You didn't wanna stick around. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you made me merry, made me very, very happy. But you obviously you didn't wanna stick around. So I learned from you. Pronto? Ah sì, un attimo solo. Facciamo... No, no, preparato. Adesso. Non mi puoi aiutare? Mi vai a fare queste fotocopie, per favore? Adesso? Sì, adesso. Anna? Sì? Sai che una volta ho fatto l'amore su una fotocopiatrice in funzione? Io ho un'istantanea in bianco e nero perfetta. Secondo me dovresti fartene una anche tu e poi regalare al dottor G. Grazie. Sì. Ah. Oh, glielo porto subito. Grazie. È morto di infarto? No, i vigili del fuoco l'hanno abbattuto a fucilata. Grazie, grazie. Bravissimo. Nonna, ma non senti? Ah, ho sentito, è che sono sorda. Io i numeri anonimi non rispondo. Pronto? Amore, sono io. Mamma, ma da cosa sei? Dove chiami? Pietro, ti ho pensato tanto in questi giorni. Non ti devi preoccupare per me, hai capito? Io sto bene. Solo che ho bisogno di un po' di tempo per pensare. Ti posso chiamare qualche volta, no? Con chi sei scappata, svergognata? Torna subito a casa perché sennò tuo marito ti ammazza, eh? Ma che ammazzo ammazzo, ma che ammazzo ammazzo. Pronto? Annuccia, ma dove sei finita? Annuccia, amore mio, dove sei finita? Ma che annuccia, annuccia, tira fuori le palle, sto cretino. Anna, torna subito a casa. Disgraziata, donna senza cuore. Sei contenta? Enzo. Ha chiuso. Ecco qua, ragazzi. Vi ho portato delle altre foto per avere un'idea così degli addobbi e degli altri abiti da sposa. Ogni matrimonio è organizzato per non essere mai dimenticato. Al centro di tutto ci siete voi e il vostro amore è lo spettacolo. E io sono qua per rendere con la mia esperienza quel giorno unico. C'è l'avvocato del tuo ex marito? È già la terza volta che chiama. Credo che abbia una certa urgenza di concludere grazie, la faccenda. Grazie, grazie. Pronto, avvocato? Mi dica, sì. La scrivania Luigi XVI. Lo schifano nel salone. Sì. La porta intarsiata in oro. Anche la porta vuole prendersi. Mi stai riconsegnando le chiavi del tuo cuore? Oh, quelle le hai perse da tempo. Volevo solo dirti che ti lascio la casa con tutti i tuoi preziosissimi mobili. Quegli oggetti appartengono alla mia famiglia da decenni, lo sai quanto ci tengo. Oh, beh, certo. Non potresti mai sopravvivere senza la tua meravigliosa porta intarsiata in oro. E a Bea non ci pensi. Lei ci è cresciuta in quella casa. E tu, Francesca, tu ci pensi? Ti preoccupi dei mobili, ma non di lasciare tua figlia senza un padre. Oh, no, guarda che non attacca con me, Carlo. Non attacca. Non mi sento in colpa io.
Io ho semplicemente avuto il coraggio di fare quello che si doveva fare. No, tu mi stai facendo ancora pagare la sciocchezza di averti tradito e la stronzata di avertelo detto. Vabbè, senti, io devo andare adesso. Volevo soltanto dirti che ti lascio la casa con tutti i mobili. Ma non dire sciocchezze, Francesca. Voglio ricominciare in un posto che sia solo mio. E ovviamente porto Bea con me. Io non credo che tu stia facendo tutto questo solo perché sei tanto innamorata. Ah no? E ti sbagli. Perché invece io sono, siamo molto innamorati. Ciao piccoletto, scusate ma c'è stata una riunione con la May, guarda, è durata all'infinito. Ma quanto lavora quella donna? Non fa altro, ma perché non si fa una famiglia? Ah. Che cos'è? Sto organizzando il trasloco. Ah. Ad ogni colore corrisponde un capitolo dedicato a uno di voi. Ah, sei la solita. Io esco. A quest'ora? Allora, visto che io tra una settimana i miei amici non li vedrò più, faccio quello che mi pare. Ehi, ragazzino, non si risponde così a tua madre. Torna qua. Ma che c'è? Lascia perdere, l'ha presa male. Ma si abituerà. Ci abitueremo tutti. Ma è vero che a Roma ci sono i gladiatori? Che i leoni se li mangiano? Ah, ma quello succedeva tanti, tanti anni fa. E su, è ora della nana. Alleo Dodò. Buonanotte, papà. Buonanotte. Senti, pensavo in questo primo periodo di trasferimento mi piacerebbe portare Lulu con noi, per non lasciarla sola. Ne abbiamo parlato mille volte. Tua sorella è una donna adulta e grande, sa cavarsela benissimo da sola. Di certo poi non mancheranno le compagnie. Alludi alla sua collezione di uomini? Dai, è ovvio. Quella è disperazione, mica è compagnia. Se uno nella vita ha scelto di prendere le scorciatoie invece di impegnarsi, sai. Ma tu lo sai quanti anni aveva Lulu quando è morto papà? 13. Era più piccola di Mario. Poi mia madre ci ha abbandonato, io ho provato a crescerla, ma... E poi lei non ha incontrato un uomo come te. Non è stata fortunata. Io non posso lasciarla sola. Sì, io. Sì. Lo so, lei ha sofferto, tu ti senti responsabile, certo. Però, guarda, portarla con noi sarebbe un errore. Magari questa volta se lo trova un lavoro. Se io fossi cosa? Meditavo, lo faccio sempre prima della diretta, lo faccio per concentrarmi. Anch'io medito spesso, sì, per beccare l'inquadratura giusta. E allora meditate. Gente, meditate. Dio, che brutta figura, che figuraccia che ho fatto, hai visto come mi ha guardato? Ma è normale da guardarlo, come sempre, professionale, distaccato. Così, come si guarda un tavolo, una sedia, il monitor di un computer, insomma, era quello lo sguardo che... Perché ho l'impressione che mi stai offendendo? Ma figurati, io ricevo continuamente sguardi del genere. Ecco, appunto. Tu sei sempre appiccicata a me e mi hai contaminato. Sciò! Via! Dimmi almeno se il mantra funziona. Funziona. Ilaria! Ciao! Non sei andata a scuola? Che ci fai qui? Papà non vuole che ti veda. Quindi l'unica è saltare la scuola. Ah. Cioè, tuo padre ti ha impedito di vedermi come se io fossi un mostro. Ma no, è solo che vuole mantenere le distanze. Crede che tu voglia tornare alla carica. Per me tuo padre è veramente un discorso chiuso. Parliamo di noi, va? Ti sei fidanzata?
Io sì, ma lui non lo sa. Ma chi, tuo padre? No, il mio fidanzato. Ah. Ma è vero che la tua amica Grazia si trasferisce a Roma? Sì, con tutta la famiglia. Chi te l'ha detto, Mario? Sì, speravo non fosse vero. Tuo padre! Inventa una balla, io scappo. Arrivederci. Posso grazie. Richiamarla più tardi? Scusi, è grazie. Ilaria? Ciao. Ciao, niente scuola oggi? Sono uscita prima. Ah. Con chi sei? È sola. Sola? Due torte, due spremute. Un cellulare. Sembra quello di Marta. Adesso proviamo a chiamarla. E tu invece che fai? Non vai a lavoro? Squilla. Ah. Vabbè, io vado. Vai a studiare? Sì. A dopo. Devi andare là. Questo è mio. Marta, ti stavo chiamando, pensa, che coincidenza. Come mai da queste parti? Ti trovo bene oggi. Che vuol dire ti trovo bene oggi? Cioè, oggi mi trovi bene, quando stavo con te non stavo bene? Ritiro. Ecco. Come sta, misculetto sodo? Chi? Dai, la diva per la quale mi hai lasciato. Non ti ho lasciato per nessuno, però se ti fa comodo pensarlo. Eri così stanco di me che hai deciso di rimanere da solo? E rimanere da soli non è una tragedia. Vogliamo parlare di Ilaria adesso? Tu, Paolo, tu non sai che cosa significa la parola amore. Amore, capito? Non quei quattro salti che fai sul letto il sabato sera. E allora che cosa fai? Le chiedi di non vedermi più. E no, questo non è possibile, capito? Marta, io non voglio impedire a mia figlia di vederti. Ecco. Ecco. Voglio solo sapere se le vuoi bene come lei vuole bene a te, oppure se la stai usando per spiare la mia vita. Ma io voglio veramente bene, Ilaria. Che brutta scena. È sempre la stessa scena. Non è che fa un'altra pazzia? È un fazzoletto? Dovevate lasciarmi morire. E che io lo amo da morire. Lo sapete che cosa pensa di me? Pensa che io voglio vedere la figlia solo per tormentare lui. Piangi, piangi, che ti fa bene. Oddio, io non la voglio perdere. Ma io non voglio trasferirmi a Roma. Io non capisco perché Giacomo continua a non rispondermi al telefono. E io ho un marito. E una suocera che la impiccherei. E un figlio che mi manca tantissimo. Ma tu, Anna, che cosa vorresti? Io? No, io niente. Io sono qui tra di voi. Ho un lavoro, sto benissimo. Perché non prendi un po' di torta al formaggio? Senti, Marta, però secondo me dovresti fartene una ragione. Non è inutile prendersela con Paolo se non ti ama più. Non amare più una persona non è una colpa. Insomma, l'ha detto anche il dottor G. Ma io me ne frego di quello che dice il dottor G. No. Ecco, no, non ti devi permettere però, dottor G, non devi dire queste cose. I love you, I love you. And it's a beautiful, beautiful, beautiful thing. It's a beautiful, beautiful thing. It's a beautiful. Oh, sorellona, io qui mi ammazzo dalla fatica. E tu? Dov'è che mi fai entrare nell'attico? No, vabbè, allora dimmi una volta in cui non ho rispettato la parola data, Lulu, dai. Ok, ti voglio bene. Sì, anch'io ti voglio bene, ciao. Mamma, la zia Lulu ti ruba la casa? Ma no, visto che noi partiamo, la casa rimane vuota e ci va a vivere lei. Non ti sembra bello? Oh, guarda chi c'è! Che bella sorpresa! Ciao. Passiamo da queste parti, abbiamo deciso di rapirti per andare a pranzo insieme. Sì? Dove volete andare? Andiamo. Al cinese! Al cinese? Dunque, c'è la May. Ho bisogno di parlare un attimo. Ah, sì, sì, certo. Quella
è la Mei, è la capa di papà, non è una strega. Cosa mangi dal cinese? Spaghetti alla piastra di soglia. Buone. Ravioli al vapore e banana fritta. Mi ero completamente dimenticato che ho un appuntamento di lavoro. Quindi non posso venire. Papà, te fai tutto quello che ti dice il tuo capo? Beh, no, perché dici? Allora, perché non vieni con noi? Ma guarda che papà è uno dei papà più presenti che ci siano. Cioè, lui appena può, anche quando deve lavorare, viene a pranzo a casa. Uè. Allora, quando andiamo a Roma, io sarò il capo di un ufficio grandissimo. E ti prometto che il papà, quando è a Roma, farà quello che gli pare. Se lo dici tu, a dopo. Ma dai, non fare così, andiamo al cinese noi. Francesca? Fai attenzione. Eccoci. Ecco qua. Questa te la lasci in eredità la tua amica Grazia. Dice che è la tua preferita. Oh, grazie. Ma che amiche che ho. Che amiche che ho. Permesso. Ciao. Ciao. E questi li prendo io. E questa la prendo io, la cartella. E così potete salutarvi con tutto il trasporto che il momento richiede. Da soli? Soli. Qua. Ciao. Ciao. Ciao Giacomo. Ciao. Mi sei mancata tanto. Non sai quanto ti ho pensata. Immagino. Sei sparito. Beh, ti piace? Bellissimo, vero? E poi la fortuna di trovarlo così davanti alle mie amiche. Libero. Uno spazio così bello. Dai, architetto, dimmi un po' com'è. Sì, sì, bello. Bello. Visto che sei qua, allora... datti da fare. Ecco qua. Hai parlato con tua moglie? No. Non c'è stata l'occasione, sai. Sono stato fuori tutto il tempo e... Non so, non è facile. Sì, è più difficile del previsto. Senti, Francesca, devo dirti una cosa. Dimmi. No, davvero, aspetta. Devo parlarti. Sì, tu parla. Ma è importante. Parla, parla. Ti ascolto, parla, parla. Buongiorno. Buongiorno. A chi tocca? No, mi scusi, dottore, ma c'è stato un po' un disguido, perché hanno tutte e due un appuntamento alle 13. Sì, però, dottore, io posso solo alle 13. Signora, vuole essere così paziente ad aspettare un attimo? Non si preoccupi. Grazie. Si accomodi. Sì, grazie. Lulu, faccia compilare alla signora il modulo con i dati personali, stia più attenta la prossima volta. Certo, dottore, subito. Quando ho conosciuto mio marito era un ambientalista, militante, completamente al verde, in tutti i sensi. E grazie a me e alla mia famiglia si è diventato quello che è. Signora Resti, mi scusi, ma devo andare subito al punto. Dunque, da quanto tempo non avete più rapporti? Un anno. È inutile dirle che io tento in ogni modo di stimolarlo. E quando dico ogni modo... Signora, lei veramente vuole fare l'amore con suo marito oppure ha soltanto paura di perderlo? Lei crede che potrei perderlo? Quello che sto cercando di dire è no, che... Che potrebbe farsi un amante? Sì, sì. Eccola. Sì. Ecco. Sposti quel mille, per favore. Marta? Marta? Ma dai, forza, c'è il capo regia. Dai, sei in ritardo, andiamo. Dai. Ha chiuso la mia lavanderia con tutti i miei vestiti dentro. Mi sono dovuta mettere questo, che tra l'altro è di Anna ed è stretching. E allora? Come allora? C'ho l'orrido in primo piano, no? L'orrido? Dai, il mio culone. Ma quale culone? Andiamo, è tardi, forza! No, 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 aspetta. Tu mettiti dietro e guardami le spalle, capito? Io cammino davanti. La guerra? Sì, di la guerra, dai, andiamo, andiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Marta, ben arrivata. Grazie. Grazie. Mi raccomando, come finisce la diretta, questo me lo porti. Sì. Ok? Ecco, il microfono. No, grazie. Oh! Se qualcuno ti chiede qualcosa, io ho la febbre a 40, ok? Sì. Ok, pronti per la diretta? Silenzio in studio, grazie. 4, 3. Benvenuti all'edizione pomeridiana del TG News. Grande imbarazzo per il parlamentare colpito da un malore mentre era in compagnia di tre vallette. La moglie lo difende. Ah, non è colpa sua. Peccata! Donne
Punto A, la pausa pranzo è finita da un pezzo. Punto B, non si sbriciola sul tavolo. Punto C, io vado a bere un caffè, tu mi copri. E il punto G? Ciao. Ah, salve. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Sono qui per mia moglie. Per una volta puntuale. Come stai? Prego. Allora, basta con gli sforzi, eh? Grazie, arrivederci. Ci vediamo martedì. Anna, prenda un appuntamento per martedì, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, buonasera. Buonasera. Salve. Tormonesi. Allora, Betty, cosa senti? Cos'è, un maschietto o una femmina? Dai che lo scopriamo subito martedì. Di qua. Prego. Martedì? Sì. Sì. E per oggi è tutto. Arrivederci dalla vostra Marta Fiore. Filippo? Filippo? Sta fuori, sta litigando con una ragazza. Perché sta litigando? Basta supplica. Se per favore qualcuno lo può andare a chiamare? Vado subito. Cercavi questo? Sì. In realtà, sai, ho un po' di raucedine, allora costerei condizionata. È un peccato coprire questo vestitino. Ti sta molto bene. Ah, sì? Non è proprio il mio genere, ma grazie. Ecco, questo è il cuoricino. E lui è nostro figlio. Ferma così un attimo. Avanti. Ciao, Anna. Francesca? Sì. Che fai qui? Beh, devo vedere Giorgio. Ma non hai un appuntamento? No, ma devo soltanto farmi fare la ricetta per la pillola, quindi... Ah, sì, ma Giorgio non può. Oggi proprio non può, c'ha due pazienti dentro e... Sì, ma io posso aspettare. Te la faccio io la ricetta. Cioè, gliela chiedo e te la porto a casa. No, tranquilla, posso aspettare. Grazie. Mi stampo l'ecografia. Sì. Chi è? Lavoro. Susanna, che c'è di là? Di là? Che c'è di là, Anna? Dottore! Francesca, che è successo? Sto visitando, no? Forse un altro momento sarebbe meglio? Scusate. Grazie. Ne parliamo dopo, magari. Scusate, eh? Allora, il sesso ancora non si vede. Bisogna aspettare un po'. Mi dispiace, io non sapevo proprio che fare. No. Posso fidarmi di te? Ma sì. Non ne parlare con nessuno. No. Ehi,
Cosa ci fai ancora a letto? È l'ultimo giorno della nostra casa e me lo voglio godere. Questa sera tu esci con le ragazze? No, quel tono! Vieni un po' qua. Confessa che non sopporti le mie amiche. Confessalo! Lo confesso. Non sopporto Marta, che è una mezza matta. Non sopporto Francesca, che esce con quel ragazzino. Lo confesso. Ma che fai? Il moralista? Beh, io le adoro. Quindi siamo i miei, devi amare anche lui. Se questa sera non avessi una noiosissima riunione da fare, verrei con voi. Te lo giuro. Te lo giuro. E c'è pure Marianna May a questa noiosissima cena di affari. Ah, mi piace quando fai la gelosa. Mi piace. Figurati se sono gelosa di quella... Cosa stai facendo? Ci sono i ragazzi. Dai, ci sono. E facciamo un altro ragazzino, su. Se fossi Alberto il mio direttore, mi innamorerei perdutamente di Marta. Se fossi Alberto, mi innamorerei di Marta. Se fossi Alberto, mi innamorerei terribilmente di Marta Fiore. Se fossi Alberto, mi innamorerei pazzamente e perdutamente della qui presente Marta Fiore. Se fossi Alberto, mi innamorerei... Oh, scusa. Chi è Alberto? Alberto è l'uomo grazie al quale dimenticherò Paolo. Ah. È l'uomo che adesso perderà la testa per me. Beh, crederci sempre. Sempre. Bene. Certo. Scusa. Vado. Se fossi Alberto mi innamorerei di Marta. 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 Se fossi Giorgio mi innamorerei di Anna. Se fossi Giorgio mi innamorerei di Anna. Se fossi Giorgio mi innamorerei di Anna. Se fossi... Ma che sto facendo? Ciao! Anna, Anna, meno male che sei arrivata! Oddio! Non sai cosa è successo? Ho fatto tardi! Ma no! Fiori per te! Per me? Ma sì, qua, sulla tua scrivania! Da parte del tuo dottore! Buongiorno! Buongiorno, dottore! Buongiorno! Anna, venga nel mio ufficio. Ho del lavoro per lei. La notte ho preso un sacco di appunti per il mio libro. Ci sono almeno un paio d'ore da sbobinare. Voglio sapere cosa ne pensa. Da me? Certo, io non scrivo per gli accademici. Scrivo per le donne come lei. Ignoranti come me? No, piene di vita come lei. Che fa con quei fiori in mano? Oh, è come... Grazie, veramente. Io... Rose bianche, sono le mie preferite, ma come faceva a saperlo? Ah, non lo sapevo, infatti. Comunque la volevo ringraziare tantissimo. No, Anna, quei fiori sono per mia moglie. Oggi è il compleanno di Eva. Per sua moglie? Sì. Guarda, no, io avevo pensato che me li voleva regalare così perché per ringraziarmi di qualche cosa. Poi ho pensato, ma in fondo, ma di che cosa mi deve ringraziare? Non c'è proprio motivo di ringraziarmi, no? Infatti. Tu andrai all'inferno. Tutto bene? Sì, sì. No, no, ho dimenticato la cassetta lì dentro. Ti prego, Lulu, bacio tu, ti prego. Bacio tu, ti prego, ti prego, ti prego. No. E ci starai tantissimo all'inferno. Anna? Sì? Sono molto contento del suo lavoro. Anch'io, grazie, moltissimo. No, cioè, volevo dire... No, cioè, volevo... Sto molto bene qua con voi, insomma. Giacomo, tu devi smettere di cercarmi, di telefonarmi, di lasciarmi messaggi. Tu ti devi dimenticare di me. Francesca, io... Io cosa? Ma tu sei andato ad assistere a tua moglie che faceva l'ecografia... 2 minuti dopo aver fatto l'amore con me. Ma che razza di uomo sei? Ma lo capisci che è stato un colpo anche per me quando l'ho scoperto? Non me l'aspettavo. Io volevo parlarti, ma... Quando l'hai scoperto? La sera della tua festa. Non sapevo che fare, allora ho preso tempo. Hai preso tempo. E certo hai preso tempo. Come tutti quelli che non sanno prendere una decisione nella vita. Tu mi hai tradita, Giacomo. Hai tradito tua moglie. Hai tradito te stesso. Stai per diventare padre. Auguri. Io non posso lasciarla adesso. E infatti dovevi lasciare me. Ma io ti amo. Non mi toccare. Francesca, io non sono perfetto come te. Non riesco ad essere lucido, deciso, coerente. So solo che
So solo che non voglio perderti. Sei stato uno sbaglio, Giacomo. E questo dimostra che neanch'io sono perfetta. E poi mi ha detto, porgendomi il soprabito, peccato, coprire quel vestitino ti sta davvero bene. E tu da questo concludi che ha perso la testa per te. Ma certo, ma scusa, ma uno che gli piace il mio vestitino significa che gli piace il mio sederone. E se gli piace il mio sederone che è orrido, significa che gli piaccio io così come sono, no? È un'ipotesi azzardata. Comunque ti voglio ricordare che A è il tuo capo, B è sposato, C è sposato. Ma voi lo sapete che il dottor G, insomma il dottor Monesi, è sposato? E certo. Certo. Dai. Ecco, lui è proprio il caso senza speranze, perché lui le altre donne non le guarda. No. No, guarda che se ti sei presa una cotta per lui devi subito trovare un antidoto, eh. No, no. Non so, buttati tra le braccia del primo che ti capita, un po' come fa Marta con Alberto. Senti, a parte il fatto che per il momento per me è soltanto una fantasia, e poi comunque, voi lo sapete, io ho bisogno di innamorarmi, la mia droga. Sì, però poi vai in astinenza e ne paghi le conseguenze. Ha una moglie. Che c'entra? Anche Francesca si è innamorata di un uomo sposato, eppure è nata una grande relazione d'amore. Così grande che quando era con me ha messo incinta la moglie. Cosa? Ma dai. Ha messo incinta la moglie, ci siamo lasciati e non c'è altro da aggiungere, andiamo su. No, 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 guarda che non ci puoi liquidare così. Sentite, no, 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 non è la serata, eh? Assolutamente, andiamo? Ma io mi sento in colpa, mi sento tu, non ti troppo devi fortunata. Sentire in colpa di niente. Dai. Ciao. Ciao, Lulu. Ciao. Eccoti. Devi evitarla per forza. Dio, quanto non la so questa. Andiamo. Andiamo. Hanno appena rinnovato il roof garden, c'è un panorama pazzesco. Naturalmente passeggeremo a champagne. Sì, poi dopo ti voglio vedere quando ci dobbiamo salutare veramente. Niente lacrime. Ci mancherai. Davvero? Beh, allora vieni. Solo chi amiamo ci può tradire, perché il tradimento appartiene all'amore come il giorno alla notte. Il tradimento è un dolore quasi impossibile da sopportare. È come precipitare nel vuoto. Ci si sente smarriti. Eppure dietro la sofferenza di Grazia ho riconosciuto l'amore. Quell'amore che Marta fantastica, che Francesca rinnega e che io non ho mai vissuto, anche se non ho mai tradito mio marito. Ma ho fatto di peggio, perché ho trascorso la vita tradendo ogni giorno me stessa, dimenticando che la storia d'amore più importante è quella che abbiamo con noi. Da oggi però non lo farò più.